Oggi stiamo andando al Serrù, alla diga del Serrù. Volevo dire, è arrivato il momento più bello. Eccoci arrivati a Chiapili di sotto, praticamente, laggiù. La strada si interrompe, o meglio, la strada continua. Ma è fatta in neve battuta, anche ghiaccio, a dire il vero. Ci infileremo le ciaspole, c'è un sacco di altra gente, quindi questo percorso mi sa che è molto battuto. Meglio così. Oh, finalmente un po' di sole. La prima parte del sentiero è praticamente tutta in ombra e infatti stavo morendo di freddo. Questa strada è quella che d'estate, comunque quando fa caldo, è quella che porta su al Colle del Nivolé, che d'inverno non viene battuta, quindi è percorribile con le ciaspole. Abbiamo visto anche qualcuno con i ramponcini, perché qua la neve effettivamente è un po' ghiacciata adesso e forse sarebbero stati più indicati. Fabio dice che sembra un puffo. Aiuto, cado. Oh sì, è un retto gigante. Dai, è carino. La diga del Serrù, eccola lì. Molto lontana ancora. Stiamo entrando in una zona buia. Abbiamo appena visto crollare giù dei sassi da questo lato, e non è stata una bella scena, perché significa che dobbiamo fare molta attenzione. Qui, come si può vedere bene, la neve è franata di sotto e ha coperto praticamente la strada che normalmente in estate è percorribile con le auto. Si vede, signor culo di camoscetto, lui no? Si vede, dai. Sì, lui sì. Lui si vede, compari laggiù, no? La lasciavo mangiare. A giudicare dalla posizione di Fede, direi che ho sbagliato strada. Però è battuto anche qua. Se volete vedere gli animaletti, venite a ciaspolare qua sul sentiero per la diga del Serrù, perché ragazzi ne stiamo vedendo veramente un sacco. Stiamo recuperando tutte le altre volte che dicevamo, ma com'è che non vediamo mai animali? Mamma mia, che fatica. Abbiamo deciso di mollare la strada e praticamente stiamo camminando appena sotto, appena di fianco, perché abbiamo seguito le impronte delle ciaspole. Ci sembrava la cosa migliore da fare e niente, ci sta. Il problema è che è davvero faticoso di qua. Ci mancano ancora tre quarti d'ora più o meno. Questa si preannuncia una salita molto duretta. Abbiamo tirato fuori le nostre bacchettine. Prima eravamo laggiù in fondo e stiamo salendo parecchio. Il fatto è che sulla strada non c'è neve battuta. Sarà dura, molto dura, scalare questa parete. Oh mamma. Ci stiamo riposando un attimo, sfruttando questo piccolo pezzo di piano, perché ragazzi sta salita è durissima. Però in teoria la diga dovremmo vederla non appena scolliniamo da là sopra, quindi dai! E dopo un lunghissimo tratto di salita mortale, vediamo di nuovo la diga là dietro. Forse questa volta siamo davvero vicini. È stata durissima, sto morendo. Molto bene, siccome il sole è cocente, la diga è vicina e noi siamo stanchi, abbiamo deciso che ci fermiamo qui a pranzare e raggiungiamo la diga dopo aver mangiato. Pausetta, dopo la pausa pranzo con il consueto riso, ripartiamo verso la diga, si vede là davanti a noi adesso molto bene, città di Torino Aem, e andiamo a vedere come sta messo il lago del Serrù in questa stagione. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta, siamo ad altezza diga. E ora siamo proprio curiosi di vedere l'acqua com'è. 2275 metri, siamo partiti da un'altezza di 1650 circa, Ceresole, forse un pelino di più perché siamo saliti a Chiapili, ed è stata dura. Guardate che roba, pazzesco, e per metà, più di metà, praticamente ricoperta di ghiaccio.
che bello, allucinante. Ce l'abbiamo fatta, che spettacolo. Sembra di essere al Polo Nord quasi. Cavolo, che bello. Sì. Assurdo. Pensa a fare un bel bagnetto lì, eh? No. Per essere caldino. Foto fatta, adesivo messo sul cartello della diga, torniamo verso casa. Adesso scendere sarà più facile, ma sarà comunque divertente. Perché... Ah, secondo me ci sediamo, andiamo giù così di culo. Beh, le padelle ce le abbiamo comunque. Se non guastano mai. Sarebbe tanto piaciuto far volare il drone qui, ma è un parco, è un'area protetta e non si può perché disturba gli animali, quindi onde evitare multe e soprattutto per rispettare il regolamento, perché se c'è una regola è giusto rispettarla. Purtroppo niente, sarebbe stato veramente bello fare un voletto sulla diga, peccato, vabbè. E iniziamo la discesa di quella salita maledetta che ci ha uccisi a venire su. Sicuramente scendere sarà più divertente, anche se bisogna sempre stare attenti a non scivolare troppo. Che la pendenza qui è veramente interessante. Sì. Boh, non mi ha neanche lasciato il tempo di dire niente, che è partito. Volevo dire, è arrivato il momento più bello che stiamo aspettando da 1000 anni, perché volevamo provare sta benedetta cosa che abbiamo preso da Decathlon per scivolare sulla neve. E boh, e lui va. Non è convinto però. Stiamo trovando un sacco di gente che sale. Chissà se ci arrivano fino a su. Adesso la neve è morbidissima, si scioglie veramente. E non è facile camminarci sopra così. Perlomeno prima era un po' più dura, quindi sì, facevi difficoltà, però perlomeno in un modo o nell'altro ce la facevi. Boh, auguro buona fortuna a queste personcine. Oddio, non sto riprendendo. Aspetta. Ah, il culo bagnato. Eccoci, siamo in macchina e abbiamo avuto un buco di ripresa perché ci stavamo divertendo un sacco con le nostre padelline, e solo che si è scaricata l'action camera e quindi niente, non abbiamo potuto riprendere un granché, però ci siamo veramente divertiti un sacco, consigliamo un sacco di comprarle perché costano poco e sono delle robe proprio da bambini, però è divertente. E mi raccomando, per l'itinerario di questo percorso cliccate sul link qui sotto in descrizione. Sono 2:30, abbiamo scoperto che a quest'ora a quanto pare Ceresole si popola. Pieno di persone che fanno passeggiate, sci, che occupano tutti i rifugi aperti della zona, e quindi noi non ci possiamo neanche prendere una birra. Che p***o!